Insieme, perché ce ne saranno altri e qua dipende sempre a lui e non a me, ovviamente, nel senso che possiamo tirare, come dire, questi 3-4 mesi sono stati felicemente condotti da voi e spero anche da noi. Siamo all'inizio di un percorso, quindi dobbiamo fare altro che continuare su quelle che è la strada che abbiamo percorso. Abbiamo preso altre colonne, quindi queste colonne ci serviranno per, come dire, per rafforzare questo edificio che stiamo costruendo. È il piacere di vederci, come dire, fra 6 mesi trionfatori. Non lo voglio dire, fatevi gli scongiuri, sta nel Signore, non potuca da nessuna parte che vi taglia in mano. Quindi però in mente praticamente fate questi scongiuri perché ci servono, perché il pallone è fatto anche di scaramanzia. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear. Amici sportivi di Fuori Aria Calcio, con le nostre telecamere quest'oggi siamo venuti a trovare la famiglia dell'Olimpia Casalnuovo per seguire quelli che sono stati gli auguri natalizi con tutti i tesserati. Ai nostri microfoni abbiamo avuto due dei tre presidenti dell'Olimpia Casalnuovo, il tecnico Formicola, il direttore sportivo Lombardi e un giocatore Ennio Colasanti, un giocatore che si è distinto in questa stagione. Ma sentiamo le interviste che abbiamo realizzato nel corso di questa festa. Be merry. Amici di Fuori Aria Calcio, siamo con i due dei tre presidenti dell'Olimpia Casalnuovo per festeggiare insieme questo Natale. Allora, iniziamo dalla nostra sinistra, presidente. Un'annata 2016 fino adesso, l'avete detto nella presentazione con i ragazzi, positiva, più che positiva. Beh, questo è vero, nel senso che abbiamo fatto delle cose egregie in questo momento, tenendo conto dell'inesperienza iniziale e di quello che poteva essere qualche intoppo iniziale, siamo riusciti poi a buttarci su quel binario giusto per arrivare poi a dei giusti obiettivi. Io che posso dire? Ormai abbiamo quasi detto tutto nell'arco di queste interviste. Io spero solo che quella famosa famiglia che noi abbiamo sempre vantato di essere, che sia effettivamente un qualche cosa che ci accompagni per tutto il campionato, tant'è che, come avete visto, non abbiamo fatto dei grossi interventi, ma bensì degli interventi mirati, perché la nostra politica è quella di crescere giovani nel nostro gruppo, nella nostra famiglia, e far sì che si valorizzino e vengano utilizzati nella prima squadra. Ecco, siamo in tema natalizio e da tutti siete stati definiti i tre re magi. Manca il terzo re magi perché ha allettato con l'influenza il presidente Ferrara, che lo salutiamo. Allora, un in bocca al lupo anche a lui, un Olimpia che ha dato grandi soddisfazioni, un gruppo di ragazzi compatto, lo staff tecnico appunto abbastanza unito con Formicola, Giovanni Russo e tutti gli altri attorno, veramente una vera e propria famiglia. Sì, io volevo ringraziare un po' tutti i ragazzi, dal più piccolo al più grande, il nostro staff, gente competente. E volevo fare un in bocca al lupo per il proseguo del campionato e un augurio di buon Natale a loro, a tutte le famiglie e tutti quanti, tutto lo staff, la presidenza,
il più vecchio che manca ovviamente, Giulio, e un augurio di in bocca al lupo. Il 2017, cosa ci auguriamo di ritrovarci? No, anche perché, scusate, anche perché il presidente al momento degli auguri con i ragazzi ha detto facciamo i dovuti scongiurri, perché c'erano delle signore. Ho anche pregato di non far gesti inconsulti in quanto c'erano delle signore, voglio dire. Quindi voglio dire, i ragazzi sono stati più che allineati nel loro momento a fare i gesti, però non l'hanno fatto, no, a parte gli scherzi. Noi speriamo solo, vi ripeto, e continuo a dirle e lo sottolineo, quello di creare la famosa famiglia, il collettivo per cui tutti lavoriamo per lo stesso obiettivo. Abbiamo messo, crediamo di aver messo le persone giuste al posto giusto. Questo ci darà, come dire, il sostegno e la consapevolezza di arrivare sicuramente ai nostri obiettivi. Ovviamente non sono obiettivi che praticamente hanno una scadenza fissa, quindi noi possiamo aspettare, sappiamo aspettare e sappiamo lavorare al fine di migliorare sempre di più quella che ha già la qualità abbastanza notevole, e dico abbastanza per, come dire, per non attacciare un eccesso di arroganza. Però diciamo che noi siamo soddisfatti di quello che è il lavoro svolto dai nostri tecnici e dai nostri ragazzi. Questo, insomma. Io, come responsabile direttore di Fuori Area Calcio, vi faccio i nostri migliori auguri di Natale a voi e a tutte le famiglie, ma in modo particolare vi ringrazio a tutti e tre, presidente, per averci scelto nel seguirvi in questa stagione sportiva. Devo dire che dal primo giorno, dal primo momento, io mi sono sentito veramente a casa mia. Grazie. Grazie a te che ci segui in tutte le manifestazioni. Ah, volevo fare anche un augurio di Buon Natale a tutti i nostri avversari di campo, ovviamente, perché è giusto che sia così. E quindi Buon Natale a tutti. Ricordiamo che il 28 dicembre ci sarà un importante torneo dove l'Olimpia Casalnuovo parteciperà. Ci sarà un amichevole con l'Avellino Allievi, categoria Allievi, dove l'Olimpia affronterà questa formazione irpina. E questo sottolineiamo quello che è il principio di questo gruppo. Prima i giovani e poi i veterani, ma prima i giovani, noi lavoriamo per quello. Naturalmente ricordiamo che noi non seguiamo solo la prima squadra, ma proprio seguiremo anche in questa circostanza anche questa squadra di allievi, questi ragazzi, così come la juniores e tutte le altre categorie. Per il momento è davvero tutto, grazie ancora di nuovo, Buon Natale e un buon 2017. Con il direttore sportivo Massimo Lombardi dell'Olimpia Casalnuovo, allora un bilancio positivo, il 2016 possiamo chiuderlo veramente, veramente in serenità, un santo Natale tranquillo. Sì, sì, sicuramente la squadra io l'avevo vista, come dissi tempo fa, la prima giornata praticamente del mister Giovanni Formicola già mi era piaciuta, poi come tu ben sai sono cambiati i programmi a sesso e quindi ho accettato veramente volentieri l'invito del presidente Ilardo a far parte di questo gruppo. E abbiamo fatto bene, 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 i ragazzi sono veramente positivissimi, si è creato un bel gruppo e i nuovi che sono arrivati, Infante, Imparato, all'Occa, subito si sono diciamo allineati al gruppo. Questo chiaramente è dovuto alla bravura, alla competenza e alla professionalità dello staff, che secondo me è uno staff di primo ordine, a partire da Giovanni Formicola e a finire al prof. Anche grazie a loro che il gruppo è un gruppo forte, è un gruppo che ha fame e che ha voglia di arrivare. Con Ennio Colasanti, allora Ennio, si chiude un 2016 in maniera positiva, un Natale sereno, avete chiuso questa stagione con le ultime due partite, due vittorie, 6 punti in casa contro Maddalonese, Forza e Coraggio, 6 punti importanti. Sì, sicuramente era importante chiudere questo girone di andata con 2 vittorie che ci permettono di fare questo mese di allenamento più sereni e quindi con l'entusiasmo giusto che ci permetterà di allenarci bene e di riprendere il campionato sperando con il piede giusto, nel modo migliore. Gli auguri di Natale con la Santi a chi li manda? Innanzitutto ringrazio la società che non ci sta facendo mancare niente, veramente. No, penso è difficile trovare una società così seria in promozione, ma forse anche in eccellenza, veramente ne sono poche. E a tutto lo staff, al prof, il mister, e il preparatore dei portieri, tutto, non voglio dimenticare nessuno. Veramente ho trovato un gruppo eccezionale, amici, il gruppo hanno amici fantastici e non potevo chiedere di più. Una squadra bellissima, sto benissimo all'Olimpia Casalnuovo.
Sì, era nel nostro obiettivo mangiarci un panettone a Natale, anche perché, devo dire la verità, ho trovato una società che mi ha dato da subito la possibilità di allenare un gruppo di ragazzi eccezionali che comunque seguono le direttive dello staff in maniera veramente egregia. Anzi, lasciami ringraziare Francesco per questa prima fase. Voglio ricordare che questa squadra l'ho presa con appena 2 punti e oggi ce ne ritroviamo con 20, e questo è gran merito sicuramente dei ragazzi, ma soprattutto della professionalità dello staff, ai quali mi lega un rapporto prima di amicizia, di fratellanza, e poi voglio dire un rapporto di collaborazione tecnica. Per cui il primo ringraziamento va ai miei collaboratori interi per questa prima parte di campionato. Mister, per concludere questa intervista vogliamo rivolgere gli auguri di Natale a tutto il mondo sportivo campano. Sì, prima di farlo al mondo sportivo campano lo faccio a tutti i miei ragazzi e alle rispettive famiglie, poi allo staff, alle rispettive famiglie, alla mia famiglia e soprattutto ai presidenti, ai dirigenti tutti, faccio un augurio di buon Natale in famiglia e sereno. Anche da parte mia e di tutta la redazione di Fuori Aria Calcio un buon Natale, a un rivederci nel 2017 con i nostri filmati e con l'Olimpia Casalnuovo, che è stata la prima società ad aver creduto nel nostro progetto di Fuori Aria Calcio. Grazie e buone feste a tutti quanti voi. Yeah!